Siamo qui ad Augusta per portare avanti questa iniziativa del popolo inquinato. Il Movimento 5 Stelle non si tira mai indietro quando ci sono queste battaglie ed è sempre presente con i cittadini. Ma tu che stai alla regione, il governo Crocetta che intenzioni ha su queste proposte che il popolo inquinato sta portando avanti? A dire il vero, il governo Crocetta, più che chiedermi che intenzioni ha, ti posso rispondere che non ha intenzioni, almeno ci sembra che non ne abbia. Come sapete, con grande collaborazione con comitati, associazioni provenienti da tutta la Sicilia, più volte abbiamo ricevuto in Commissione Territorio e Ambiente, di cui sono membro e di cui abbiamo anche la presidenza con Giampiero Trezzino, abbiamo, e potete vederle anche in streaming su YouTube, affrontato la questione del piano dell'aria, la questione dell'inquinamento, della qualità dell'aria che è determinante per la salute umana. Però di fatto come iniziative governative non c'è stato nulla, tra l'altro anche i delicati e precari equilibri politici di questo governo hanno causato l'avvicendamento addirittura di 3 assessori in nemmeno 3 anni, e questo compromette qualsiasi attività che si vuole portare avanti in maniera collaborativa. Per cui sapete perfettamente che nell'era Lobello, Sgarlato e oggi Giarratana, di concreto non si è fatto nulla. L'anno scorso eri presente la nostra manifestazione proprio qui in Piazza Nuova, circa un anno fa, che noi abbiamo chiamato Mi inquini e non mi incuri. Facesti un appello ben chiaro alle persone di segnalare alle autorità competenti, polizie, carabinieri, all'ARPA, alla prefettura, qualsiasi tipo di puzza che veniva avvertita dalla popolazione. Perché è importante segnalare? È importante segnalare perché è vero che le istituzioni, i deputati, gli assessori possono esercitare un potere maggiore, ma i cittadini devono acquisire sempre di più la consapevolezza che unendosi, protestando attraverso le segnalazioni, possono ottenere molto e soprattutto fare capire alla politica che a volte più dalla parte dell'industria inquinante, quella cattiva, che non dalla parte dei cittadini, che voi avete compreso chiaramente quale sia la diretta conseguenza sulla vostra salute e anche dei paesi vicini, ma voi siete maggiormente esposti, voi siete davvero il primo filtro che immettete nel vostro corpo queste sostanze nocive, dannose, cancerogene, e quindi che vi devono dare delle risposte, che non siete più disposti a calare la testa, a fare finta di nulla, perché avete la consapevolezza, per cui le segnalazioni vanno fatte, chiunque, ed è molto bella ad esempio anche questa iniziativa delle cartoline che state inviando sia al procuratore che al Papa, in modo da tenere sempre alto il livello della comunicazione, la tensione sociale, che i giornalisti si interessino, in modo da fare capire anche che è qualcosa di trasversale, che i cittadini di fronte al diritto alla salute e alla salvaguardia di se stessi e dei propri figli devono fare la qualsiasi per arrivare all'obiettivo, cioè avere delle certezze e delle tutele. A proposito di figli, tu sei mamma coraggio, all'ARS ti sei presentato con un neonato che è un po', diciamo, hanno caratterizzato l'ingresso dei 14 più 1, no? Chiamiamoli così. Come mamma, visto che ad Augusta più che altro le mamme sono un po' dietro le quinte per quella purtroppo paura diciamo del ricatto occupazionale e quindi diciamo del sostentamento familiare, cosa ti senti di dire alle mamme che sono diciamo come addormentate e non reagiscono come dovrebbero? Allora, il mio legame con le vicende di Augusta nasce non con il secondo figlio, ma addirittura con il primo figlio. Quando io aspettavo il mio primo figlio, chiaramente ho sentito di più la consapevolezza della genitorialità.
E allora, da così da profana, ho cominciato a interessarmi a capire come l'inquinamento poteva influire sulla salute del feto e del bambino che sarebbe nato. E proprio in quegli anni conobbi le vicende delle zone inquinate, e già da allora, quindi parliamo intorno al 2007-2008, so bene che già qui in città ad Augusta c'erano le mamme che si erano organizzate, perché chiaramente ci sono delle conseguenze all'inquinamento, il fatto che le malformazioni che purtroppo nei pressi degli impianti hanno una percentuale decisamente maggiore, non sono una punizione divina, sono una diretta conseguenza dell'inquinamento, perché noi siamo quello che respiriamo, siamo quello che mangiamo, e perché facciamo parte della natura. E quindi la mia consapevolezza gradualmente è cresciuta, e come mamma sono vicinissima, perché come voi ho fortemente voluto i miei figli, li ho voluti allattare e ho pregato davvero di avere il dono della salute. Ma questo dono non è solo un dono che arriva dall'alto, è una conseguenza degli stili di vita. Ma quando gli stili di vita sono condizionati dall'industria, bisogna agire, non si può rimanere semplicemente inermi o sperare, bisogna davvero combattere per i propri figli e per i figli degli altri, considerandoli tutti figli nostri. Non ci si può relegare nel proprio recinto intimistico della propria famiglia, bisogna impegnarsi anche per le persone che rischiano e che possono essere meno fortunate. Chiaramente ha fatto molto leva, continua a fare leva il ricatto occupazionale, ma oggi abbiamo capito, lo si vede benissimo a Gela, qui, che questa industria non garantisce un reddito, non garantisce una vivibilità, garantisce un posto di lavoro ad alcuni, e sono questi posti di lavoro sempre meno, e contemporaneamente compromette qualsiasi altra forma di sviluppo economico. Non devo essere io a dirvi che voi vivete in un luogo meraviglioso, un luogo ricco di archeologia, di natura, che potenzialmente nel campo dell'agricoltura ha grandissimi sbocchi, nel turismo. Però questa attività condotta in questa maniera, perché noi non siamo contro l'industria, noi vogliamo un'industria che rispetti prima di tutto i lavoratori e le popolazioni vicine. Se questa industria non si adegua investendo e pensa solo al profitto, non solo vi arreca un danno alla salute, ma un danno all'economia, vi priva della possibilità di avere altri sbocchi occupazionali. Questo oramai l'avete capito, lo hanno capito tantissimi sindaci, e quindi questa consapevolezza oggi ci fa capire che dobbiamo pretendere ciò che ci spetta di diritto. La vita umana non si può barattare con uno stipendio, non si può ricattare per un posto di lavoro, e tutto quello che è stato fatto fino ad oggi è deplorevole. Io mi auguro che la magistratura, con cui già ci stiamo impegnando affinché vengano rilevate le responsabilità, trovi i responsabili e li faccia pagare per quello che hanno commesso. Questo è davvero paragonabile a una strage di massa, e non ce lo possiamo permettere. Grazie ad Angela Foti, parlamentare e cittadina 5 Stelle all'ARS di Palermo. Grazie e ci vediamo presto. Sì, ci vediamo alla prossima, noi siamo sempre con voi e vi vogliamo vedere sempre più numerosi e partecipare. Io voglio dare il giusto merito anche a questo gruppo che sta riuscendo a coinvolgere anche la società civile, ci troviamo avanti al sagrato della chiesa di Augusta, e questo è un segnale davvero importante, questa è la strada giusta. Da Mauro Caruso una buona serata a tutti, Metti in moto il cervello lo trovate nei maggiori social network e su YouTube. Buona serata.